Adesso abbiamo in collegamento Vittorio Galigani, consulente del Taranto. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno, bentrovati a voi. Scusate la voce, ma chiaramente... Possiamo immaginare. Con tutte le urla di ieri potete immaginare. Certo. Dunque, con lei vorrei tracciare un bilancio della giornata di ieri, anche dell'accoglienza ricevuta. Ve l'aspettavate questa marea di gente al vostro ritorno? Sì, senz'altro, conoscendo Taranto, sapendo la tradizione sportiva di Taranto, ce l'aspettavamo e ci è dispiaciuto non poter festeggiare. Avevamo in mente un'altra cosa, quella di aprire lo Iacovone e di far entrare tutti i tifosi e di festeggiare in un altro modo, dando grande soddisfazione ai tifosi. Ce l'ha impedito la pandemia, le istituzioni, la prefettura... ci ha detto che non si possono organizzare eventi e pertanto ci siamo dovuti accontentare di far passare i ragazzi in mezzo a quella marea che tutti avrete visto, e è comunque stata penalizzante per i tifosi e ce ne scusiamo, ma non è stata una nostra responsabilità. È una decisione che ci è stata imposta dall'alto. Ho capito benissimo, grazie, insomma non lo sapevamo, per questa precisazione, quindi ovviamente tutto quello che è accaduto e la pandemia che c'è stata ha sortito e sortisce ancora effetti anche di questo tipo, perché ci sono i decreti e quindi le leggi vanno rispettate. Galigani, io a lei devo fare una domanda sul futuro, insomma spesso si è parlato in queste settimane di incontri con il numero uno insomma di Acciaierie d'Italia, che è Lucia Morselli. C'è Acciaierie d'Italia nel futuro del Taranto come sponsor? Mai ipotecare il futuro. C'è questo rapporto, io dico empatico, che si è creato con la dottoressa Morselli, e loro hanno acquistato uno spazio pubblicitario e noi siamo stati contenti di poter esaudire questa loro richiesta. Di concreto per il futuro non c'è ancora nulla, e se ci fosse interesse, perché no? Sarebbe una bella cosa, in considerazione che in passato e in altre gestioni, dove ero presente anch'io, già il siderurgico dette un contributo alla società di quel periodo, di quel momento. Però diciamo che adesso quindi, il momento è diverso. Non ipotechiamo il futuro. Non avete paura in questo caso che ci possa essere da parte della città una ritrosia verso ipotetiche scelte di questo tipo? Se le devo dire, ma aspettavo un altro tipo di intervista stamattina. Vabbè, ok, torniamo sul calcio, però io faccio la giornalista e quindi qualche notizia la devo tirare fuori, certo, Galigani. Certo, no, ma lei può fare le domande che vuole, poi... lei decide se rispondere, per carità. Sì, no, non è, io rispondo sempre, solo che... la vittoria, pensavo che dovessimo festeggiare la vittoria. Ma certo, ma quella la stiamo festeggiando dalle 7, quindi siamo in diretta proprio per questo. Ci sono in previsione di qui a breve ulteriori festeggiamenti, ovviamente Covid permettendo, più strutturati, ci state pensando? C'è stata una telefonata con il vice sindaco Fabiano Marti, dovremo vederci in questi giorni, domani, dopodomani, e stabilire un nuovo tipo di festeggiamento per quello che è possibile fare appunto in questo momento. In considerazione anche che finalmente dalla mezzanotte di ieri, certo, anche siamo in zona la bianca. Puglia è in zona bianca, per cui senz'altro cercheremo di organizzare qualcosa di carino e di positivo, in modo che veramente possano partecipare, la tifoseria possa partecipare, perché sappiamo tutti quanto i tifosi del Taranto sono affezionati ai colori rosso blu e quanto ci tengono alla squadra, alla società e a tutto. Secondo lei questa è la vittoria del gruppo o c'è qualcuno da ringraziare in modo particolare? Scusate, ma sono le prime parole che dico. No, non si preoccupi, anzi la ringraziamo per essere sveglio a quest'ora no, con noi. Dico, io una persona bisogna ringraziarla, che è Massimo Giovi, che ha permesso a me a Montervino di lavorare in un certo modo e di arrivare a questo, nel fare la scelta degli uomini, in tutti i sacrifici che ha fatto, in considerazione che la pandemia non ha permesso di
gente allo stadio, di avere presenza allo stadio di una stagione particolarmente difficile. Quindi certo, il primo ringraziamento deve andare a Massimo Giove e poi a tutti quelli che hanno partecipato, sino ai nostri magazzinieri, sino al collaboratore più piccolo, chiamiamolo tra virgolette, se esiste un collaboratore piccolo. È stata un'impresa veramente a superare i tanti ostacoli che ci si sono presentati davanti, e va lodato il lavoro dei tecnici di Montervino e di tutto il gruppo. Cioè, ognuno per le sue competenze ha messo un tassello e si è composto questo mosaico bellissimo che ci ha portato alla promozione.